Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo al video che riguarda l'accoppiamento tra il Broadlink e SkyQ. Ci siamo ragazzi, siamo giunti finalmente a questo punto. Lo faremo insieme come al solito. Difficoltà ne troveremo sicuramente. Sì, assolutamente. Non può andare liscio. No. Sicuramente no. Se va liscio lo cancelliamo e lo rifacciamo. Esatto. No, a parte gli scherzi, comunque dovrebbe funzionare tutto, almeno accensione e spegnimento. Allora, pensavamo di fare più video, nel senso che adesso vediamo come poter far colloquiare il Broadlink con Sky. Vi facciamo vedere come funziona, come si accende, come si spegne, eccetera, eccetera. Dopodiché vedremo le configurazioni dei tasti un po' più nel dettaglio, quindi quello che può essere il menu, quelle che possono essere tutte le varie funzioni di SkyQ. Detto questo, io direi di far partire la sigla! Per iniziare la configurazione, entriamo nella app IHC4EU. Clicchiamo sul tasto sul device RM Mini 3. A questo punto facciamo in basso Add Appliance. Selezioniamo Set Top Box. Allora, ci dà varie possibilità di selezionare Sky. Il punto è che quelli che abbiamo qui non vanno bene. Quindi noi andiamo a cliccare in basso dove c'è scritto Can't Find My Brand, Learn the Remote Right Away. Praticamente il tasto giallo. Lo rinominiamo immediatamente, lo chiamiamo Sky. Ha già selezionato che è nel soggiorno, diamo Done. Ok, a questo punto Alexa ha già trovato il dispositivo. Noi dobbiamo semplicemente adesso... Scusate, Alexa è all'orecchio sensibile a casa mia. Vi comparirà il telecomando virtuale. Noi a questo punto dobbiamo fare la configurazione del telecomando con il nostro dispositivo. Quindi andiamo ad effettuare questo tipo di operazione. Schiacciamo sul tasto in alto a destra accensione e spegnimento. Comparirà questa videata che non dice nient'altro di schiacciare il tasto di accensione e spegnimento di Sky per qualche secondo. Ok, la configurazione è stata presa. In concomitanza si è acceso il televisore andando su quella che è la fonte Sky. Quando avrete fatto la prova che il tasto di accensione e spegnimento funziona, una volta finito questo, in basso dovrete dare la conferma cliccando su sì, funziona. Fatto questo, il telecomando tornerà come lo visualizzate adesso e sarà pronto per configurazione di nuovi tasti. Andiamo nell'app Alexa, dispositivi, tutti i dispositivi e come potete vedere come nuovo dispositivo ha trovato Sky. Ricapitolando, noi in questo momento con Alexa possiamo comandare solo accensione e spegnimento del nostro decoder. Dovremo creare poi delle scene e su Alexa delle routine per far sì che poi si possano cambiare canali e fare tutte le altre azioni che normalmente si fanno col telecomando di Sky. Torniamo nella home dell'applicazione IHC4EU. Ora dobbiamo creare una scena, quindi noi vogliamo utilizzare col comando vocale e selezionare il canale Sky Atlantic, dove danno delle serie TV, che è il canale 110 di Sky. Quindi andiamo su scene, clicchiamo il più, diamo un nome alla scena e quindi la chiamiamo Sky Atlantic. Salviamo col tasto in alto a destra. Ora dobbiamo selezionare Add Appliance. Selezionare per quale device utilizzare questa scena, quindi a me interessa Sky. E in questo caso, siccome il canale è il 110, apriamo il tastierino numerico e clicchiamo l'1. Avendo configurato solo il tasto di accensione e spegnimento, giustamente il resto del telecomando è tutto da configurare. Quindi semplicemente schiacciamo Go to Learn. Stessa procedura di prima, puntiamo il telecomando verso il Broadlink e premiamo il tasto 1 del telecomando di Sky. Ci dice Learn and Success, ci torna nella pagina delle scene, clicchiamo il più,
non ci ha preso l'impostazione di prima perché abbiamo fatto la configurazione di un altro tasto, quindi ce lo farà rifare anche dopo di sicuro, vedrete. Aggiunge Add Appliance, Sky, tastierino numerico, vedete l'1 è diventato nero, quindi clicchiamo l'1 e ce l'ha preso. Fortunatamente il prossimo tasto che ci serve è ancora l'1, quindi sempre tastierino numerico, ancora 1. Alla fine ci dice di dobbiamo aggiungere anche lo 0 per fare il 110, ma lo 0 non ce l'abbiamo, quindi go to learn. Stessa cosa, puntiamo il telecomando verso il Broadlink, vedete? È abbastanza veloce, quindi learn success, facciamo la prova e funziona. Quindi gli diamo yes. Vedete adesso l'1 e lo 0 sono diventati neri. Purtroppo non ci ho preso la scena, quindi dobbiamo semplicemente tornare qui. Stavolta definitivamente funzionerà, vedrete. Sky Atlantic, salviamo, Add Appliance, Sky, tastierino numerico 1, Add Appliance, Sky, tastierino numerico 1, Add Appliance, Sky, tastierino numerico 0. Come potete vedere lo schema, abbiamo creato una sequenza di schiacciamenti di tasti. Quindi lui schiaccerà il numero 1, poi passerà 0,5, importante, controllate questo dato che sia almeno 0,5. Vedete, cliccandoci sopra, sullo 0,5, si aprirà il menu a tendina con le varie possibilità. Va benissimo 0,5. Se avete 0 cambiatelo, perché sennò può entrare in conflitto e non riconoscere correttamente i tasti. Quindi a questo punto abbiamo creato questa scena che abbiamo chiamato Sky Atlantic. La salviamo. A questo punto andiamo sull'app di Alexa. Ora dall'app Alexa troverete nella parte in alto la voce scenari. Se non doveste trovarla, provate a fare uno scroll verso il basso aggiornando l'app, diciamo, e dovrebbe uscirvi. Se anche così non dovesse uscirvi, provate ad andare nel menu a tendina, skill e giochi, e provate a disabilitare la skill IHC4EU. Poi la riattivate, la riabilitate, e così a noi in automatico ha rifatto una ricerca dei dispositivi, ma in realtà non ha trovato dispositivi, ma ha trovato le due scene che ora sono presenti nella voce scenari. Come potete vedere, nel frattempo facendo delle prove abbiamo creato anche la scena Sky Cinema 1, impostando la pressione dei tasti 3, 0 e 1. Quindi ora abbiamo creato gli scenari, li ha riconosciuti anche Alexa. Ora dobbiamo creare la routine per permettere il controllo vocale. Quindi andiamo nella voce routine, facciamo il tasto più in alto a destra. Quando questo accade, più, voce, e qui diamo il comando, quindi Sky Cinema 1, avanti, aggiungi un'azione, tasto più, casa intelligente, vedete adesso ci esce controlla scenario, andiamo a cliccare Sky Cinema 1, facciamo avanti, e quindi ora quando diremo Alexa Sky Cinema 1, lei ci porterà sul canale prescelto. Clicchiamo il tasto in alto a destra salva. Potrebbe volerci un minuto circa prima di poter usare la routine. Ora, già che ci siamo, andiamo ad aggiungere già anche l'altra routine. Comunque stessa procedura, tasto più, voce, Alexa Sky Atlantic, avanti. Aggiungi un'azione, casa intelligente, controlla scenario, Sky Atlantic, avanti, salva. Abbiamo creato le nostre routine, quindi torniamo nella home, nei dispositivi, ed ora non ci resta che fare una prova. Alexa, Sky Cinema 1. Allora, come potete vedere, ha preso la pressione dei tasti solo il 3 e lo 0. Questo significa che molto probabilmente dobbiamo aumentare il tempo della pressione tra un tasto e l'altro. Quindi, stessa procedura che abbiamo eseguito prima,
torniamo nell'app IHC4EU, schiacciamo il tasto in alto Edit, entriamo nella scena e l'ultimo tasto lo aumentiamo a un secondo. Facciamo salva. Torniamo nella nostra app Alexa, facciamo uno scroll di aggiornamento e ora riproviamo. Alexa, Sky Cinema 1. Come potete vedere, aumentando il tempo di pressione, stavolta la routine è andata a buon fine, ha cambiato il canale. O meglio, abbiamo aumentato l'intervallo tra il premere un tasto e l'altro, perché sennò sarebbe un po' come premere velocemente sul telecomando, ed è probabile che vada in palla. Proviamo anche con l'altra routine creata. Alexa, Sky Atlantic. Ha preso perfettamente il comando. Ce l'abbiamo fatta, naturalmente avendo qualche problema, ma come ve l'avevamo detto all'inizio video, e più che altro quello che vi è stato detto è di provare a fare degli scroll per cercare di aggiornare le scene su Alexa. Se questo non dovesse funzionare, quello che vi consigliamo è entrare nella skill di HC4EU sulla app di Alexa, disabilitarla, riabilitarla e a questo punto a noi ci ha riaggiornato e trovato anche gli scenari che non riusciva a trovare prima. Detto questo, il problema che abbiamo letto su tanti forum è che si hanno più problemi con chi ha il sistema operativo iOS. Questo purtroppo per un'incompatibilità di base probabilmente, che però poi viene bypassata disabilitando e riabilitando la skill. Abbiamo fatto varie prove, resettando, spegnendo, disabilitando, cancellando, abbiamo fatto di tutto. Alla fine quello che ha funzionato veramente è stato questo, disabilitare la skill e riabilitarla. Esatto, ragazzi, qui vi abbiamo dato l'infarinatura e le basi per potervi creare tutti i tasti principali del telecomando di Sky. Quindi andrete a crearvi tutto il tastierino numerico, vi andrete a creare l'alza, abbassa il volume, il cambia canali, quello è tutto semplice, lo fate semplicemente configurandolo manualmente come vi abbiamo spiegato attraverso il ProTic. Entreremo più nel dettaglio magari in altri video con menu interattivi e di Sky, certo. Di Sky e cose un po' più particolari. Se avete, dopo aver fatto tutte le configurazioni base, ulteriori domande su come configurare tante altre cose, siamo qui, fatecelo sapere e cercheremo di accontentarvi. Facciamo anche noi le prove insieme a voi. Comunque esatto. Abbiamo riscontrato che è abbastanza macchinoso il passaggio da IHC, crearle, poi devi comunque abilitare i numeri, perché dal tastierino del telecomando virtuale vanno abilitati tutti i numeri, cosa che poi piano piano faremo, poi trasportati dall'altra parte. È un po' macchinosa, come parecchi dicono, bisogna perderci un po' di tempo, bisogna avere una bella giornata libera da dedicare a quello, meglio se in due col fratello, che ci si diverte anche. Si è fatta notte intanto. Nel frattempo abbiamo cominciato oggi pomeriggio, quindi non demoralizzatevi, ce la potete esatto. fare. Esatto. Quello diciamo è fondamentale, non demoralizzarsi. E noi abbiamo sofferto per voi. A parte gli scherzi, speriamo di essere stati chiari, di aver dato tutte le delucidazioni per questo video che era la base. Poi comunque ne faremo tanti altri. Se avete domande o se avete richieste, fatele qui sotto nei commenti. Abbiamo inserito dei link dove potete acquistare comunque dei prodotti che noi vi suggeriamo, abbiamo testato, comunque secondo noi sono validi. Che dire, iscrivetevi al canale. Attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace e continuate a seguirci, ci fa molto piacere. Vi ringraziamo di nuovo per aver raggiunto e superato i 1000 iscritti e che dire, al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!